Ciao a tutti amici, bentornati. Io qui ho la mia gattona Sofì, non mi sento più solo perché sono in sua compagnia e Sofì mi aiuterà in questa lezione. Ragazzi, pensate, siamo arrivati all'ultima lezione di Aristotele, davvero è stata una cosa lunga e stancante, però spero di aver fatto un buon servizio per tutti voi, di essermi reso utile. Ricordate che io mi chiamo Tolandus Redivivus, è il mio canale YouTube, la mia pagina Instagram, la mia pagina Facebook collegata al canale si chiamano proprio così, Tolandus Redivivus. Allora, Sofì, vuoi stare con me in quest'ultima lezione su Aristotele? Qual è la 24esima, la 25esima? Non lo so, ho perso il conto. Sofì mi morde, come al solito, non vuoi aiutarmi, non te ne vuoi andare, preferisci andare a giocare. Va bene, facciamo fare un bel saltone a Sofì di quelli che a lei piacciono molto. Iniziamo a parlare della poetica e della retorica, infatti dedicheremo quest'ultima lezione a queste due discipline, diciamo le ultime due discipline di cui ci occupiamo relativamente ad Aristotele. Poetica e retorica sono due scienze poietiche o produttive. Ricordate che significa? Ne abbiamo parlato nella lezione dedicata alla classificazione delle scienze in Aristotele. Le scienze poetiche o produttive sono quelle che appunto producono qualcosa che è separato da noi che le produciamo. Quindi le scienze poetiche producono oggetti che sono fatti da noi, non sono oggetti che troviamo in natura oppure nella nostra mente, sono oggetti fatti da noi. Naturalmente possono essere oggetti materiali, per esempio oggetti artigianali, però non tutte le scienze poetiche producono oggetti materiali. Attenzione, vi sono scienze poetiche, appunto la poetica e la retorica, che invece producono oggetti mentali, rappresentazioni mentali, appunto la poesia, l'opera d'arte, la tragedia, ma anche appunto la retorica sono nostri oggetti mentali, sono rappresentazioni mentali e sono arti. Technai in greco, il plurale di techne, arti, sono arti, e come abbiamo visto, queste due arti sono la poetica e la retorica. Fate attenzione perché etimologicamente in greco poiesis, ve l'ho traslitterato anche in caratteri latini, poiesis, vuol dire produzione, vuol dire qualcosa che viene fatto. Costruzione dal verbo poieo, che vuol dire faccio. Quindi capite, poesia viene dal greco poiesis. Poesia letteralmente, etimologicamente, vuol dire produzione, costruzione. Poesia è ciò che viene fatto, ciò che appunto viene fatto da noi, d'accordo? Attenzione, Aristotele chiama poesia poetica, arte poetica, scrive appunto un'opera che si chiama poetica, chiama poesia non proprio, non solo ciò che noi chiamiamo poesia. La poesia, l'arte poetica, riguarda tutti i generi letterari, d'accordo? Non soltanto la poesia. Aristotele dice che l'arte poetica riguarda tutte le narrazioni, i mutoi. Tutto ciò che noi produciamo come storie, come narrazioni. Quindi l'arte di produrre, l'arte della produzione, la poiesis, la poesia, riguarda l'arte di elaborare dei mutoi, delle narrazioni. E quindi non solo la poesia vera e propria, ma narrazioni che costituiscono altri generi letterari. Aristotele si occupa soprattutto dell'epica, della tragedia, del giambo e della commedia. Certo, sono forme di poesia, però noi le classifichiamo in altri generi letterari con questi nomi. Aristotele distingue la poiesis, i generi letterari in generi alti e generi bassi.
I generi alti sono quelli che Aristotele chiama seri, i generi seri, in particolare l'epica e la tragedia, mentre i generi bassi sono quelli che non sono seri, sono i generi che sono, i generi letterari che sono atti a far ridere, come il giambo e la commedia. Aristotele prende in considerazione anche altri generi letterari, però questi sono più importanti, quindi ovviamente vi ho scritto solo questi, generi alti e generi bassi. Attenzione che si tratta di una distinzione forse un po' ingiusta, che ha avuto molta influenza nella storia, forse tuttora è così. Per esempio, si dice nel cinema che i film comici, i film fatti per far ridere, non vengono presi adeguatamente in considerazione, spesso sono sottovalutati per una sorta di pregiudizio rispetto ai film cosiddetti seri e cosiddetti drammatici, anche magari quelli forse un po' troppo pesanti. Ecco, questo pregiudizio, o comunque questa gerarchia, risale proprio ad Aristotele, perché Aristotele dice che i generi alti, quelli più seri, sono l'epica, la tragedia, i generi bassi, quelli che non sono seri, quelli che sono atti a far ridere l'uditorio, vengono sottovalutati rispetto ai generi alti. Da un punto di vista proprio della critica letteraria, Aristotele nella Poetica dice tante altre cose, magari dal nostro punto di vista adesso meno importanti, che comunque sarebbero restate a lungo. Per lui l'opera d'arte, forse l'avete sentito da qualche parte questo, deve avere un'unità di azione, cioè la trama comunque deve essere unica, deve sviluppare le storie degli stessi personaggi, deve avere un'unità di tempo. La trama per Aristotele di un'opera letteraria non può far ricorso come oggi al flashback, per esempio nei film o così via, deve avere un'unità di tempo, un tempo comunque piuttosto limitato. Non puoi fare un salto temporale di un anno per dire, ecco, vediamo dopo un anno che cosa è successo ai nostri protagonisti, ai nostri attori. E poi anche l'unità di luogo, cioè deve avvenire in un certo luogo, che non è detto che sia un luogo troppo circoscritto. Per esempio, parliamo, non so, della città di Troia e delle sue vicinanze. L'Ilia dell'Odissea, che per Aristotele rappresentano proprio il modello delle opere d'arte che rispettano queste tre unità: l'unità d'azione, l'unità di tempo, l'unità di luogo. Appunto, vengono poste a modello da Aristotele. L'unità di tempo può dire, può anche durare un mese, quello che viene descritto nella guerra di Troia, ma non verrà descritta tutta la guerra di Troia, 10 anni di guerra di Troia. Ci vuole un tempo comunque relativamente circoscritto. Tante altre cose che sono avvenute nei primi 9 anni e passa di guerra verranno rievocate, raccontate da personaggi che appunto parlano delle storie passate. Quindi in questo caso c'è un narratore nell'epica, nei poemi epici. Invece la tragedia viene definita da Aristotele come una narrazione diretta, in cui ovviamente i personaggi, gli attori parlano in prima persona, non c'è un io narrante, non c'è un narratore come il poeta dell'Iliade e dell'Odissea. I generi bassi appunto servono a far ridere e Aristotele li sottovaluta, infatti parla molto poco della commedia, mentre parla molto di più della tragedia. Anzi, Aristotele nella Poetica parla principalmente della tragedia molto meno di tutte le altre forme d'arte, gli altri generi letterari. Della commedia invece parla pochissimo. Aristotele dice, considera la commedia proprio come la farsa, cioè serve ciò che veramente serve semplicemente a far ridere l'uditorio. Dice che la commedia usa un linguaggio volgare, che la commedia trae diletto dai difetti delle persone, quindi prende in giro le persone e i loro difetti di carattere, i loro difetti fisici. La gente ride perché le persone,
sono appunto, sono derise, ecco, sono prese in giro. Ecco, quindi vedete che c'è proprio una gerarchia tra i vari generi letterari, i generi di cui si occupa Aristotele nella poetica. Allora, Aristotele è d'accordo con Platone che l'arte poetica e la letteratura è imitazione, l'arte è imitazione in greco mimesis. Vi ricordate che a Platone l'arte non piaceva, perlomeno all'interno dello Stato ideale, nella Repubblica, l'arte viene condannata moralisticamente e gnoseologicamente e viene messa al bando, addirittura viene vietata all'interno della Repubblica, della Politeia, dello Stato ideale platonico. Vi ricordate, nel decimo e ultimo libro della Repubblica ne abbiamo parlato, andate a vedere le mie video lezioni, le tante video lezioni su Platone, che comunque non sono così numerose come quelle di Aristotele, qui mi sono venute fuori moltissime lezioni su Aristotele. L'arte è imitazione, Platone critica l'arte, la mette al bando nel suo Stato ideale, prima di tutto per motivi morali, perché dice che l'arte rappresenta, ad esempio nell'Iliade dell'Odissea, le divinità in maniera vergognosa, in maniera antropomorfa, conferendo alle divinità le stesse passioni, gli stessi difetti, degli uomini, le stesse invidie degli uomini, e quindi fornisce un'idea sbagliata della realtà, proprio perché l'arte è imitazione, l'arte è immaginazione, può corrompere i giovani, può corrompere i cittadini, rappresentare delle vicende raccapriccianti, oppure oscene, oppure scioccanti e così via. E quindi li allontana dalla realtà. E Aristotele dice che l'imitazione provoca l'identificazione. L'identificazione del cittadino all'interno dei personaggi di un'opera d'arte provoca alienazione del cittadino, aliena il cittadino che deve in qualche modo a immaginare e fingere di vivere in un mondo, in una vicenda immaginaria, e quindi in qualche modo viene distolto dalla sua realtà. E quindi questo processo di identificazione nel personaggio per Platone è diseducativo. Ma ricordate che Platone condanna l'arte come imitazione proprio anche da un punto di vista gnoseologico, perché l'imitazione ci allontana appunto dalla conoscenza della realtà. L'imitazione, l'opera d'arte, per esempio un quadro che rappresenta realisticamente qualcosa, che cos'è? È la copia di un oggetto sensibile, ok? Per esempio, un quadro che rappresenta un grappolo d'uva è la copia di questo grappolo d'uva, cioè di un oggetto sensibile. Ma ricordate che l'oggetto materiale, l'oggetto del mondo sensibile per Platone non è la vera realtà, è a sua volta copia, illanguidita, imitazione della vera realtà che è rappresentata dalle idee forme, cioè dagli oggetti intelligibili. Quindi capite, da un punto di vista conoscitivo, l'opera d'arte allontana l'essere umano dalla realtà, proprio da un punto di vista conoscitivo, perché l'opera d'arte è copia della copia, l'opera d'arte è copia dell'oggetto sensibile, che a sua volta è copia dell'archetipo ideale, quindi già l'oggetto sensibile non può essere suscettibile di conoscenza vera, di episteme. Immaginatevi la sua copia, il quadro, così, quindi l'imitazione, l'opera d'arte, due volte copia, allontana ancora di più dalla conoscenza del reale, e quindi ovviamente Platone nella sua Repubblica ideale la bandisce. Invece, attenzione, ad Aristotele l'imitazione piace, a differenza di Platone, e lui apprezza l'imitazione. Aristotele dice, prima di tutto, che l'imitazione è qualcosa di naturale, la tendenza a imitare
è costitutiva dell'essere umano. Gli esseri umani tendono a imitare già quando sono piccoli e l'imitazione comunque crea diletto. E Aristotele non è insensibile al fatto che l'imitazione crea diletto. Quindi la facoltà di imitare come proprio tendenza dell'essere umano piace ad Aristotele in sé per sé, e poi piace, attenzione, anche per altri motivi. L'imitazione, l'opera d'arte, per Aristotele ha un'ottima funzione conoscitiva, ok? Ma voi direte, come mai l'imitazione, l'opera d'arte ha una funzione conoscitiva? Non si tratta di mutoli, appunto, di vicende immaginarie, sono vicende di fantasia. Sì, è vero, però ci possono far conoscere il reale. Ma come? Per Platone l'imitazione è lontana dalla realtà. Come mai invece Aristotele dice che l'imitazione può avere un valore conoscitivo, può farci conoscere la realtà? Perché imita le azioni umane, rappresenta le azioni umane e quindi ci provoca diletto, però ci spinge anche a conoscere le azioni umane, le passioni, i sentimenti dei personaggi delle opere letterarie. Ma come non sono appunto azioni, sentimenti o passioni di fantasia, immaginarie? Sì, però attenzione, Aristotele dice che appartengono alla categoria del verosimile. Cioè, noi attraverso l'opera d'arte, pur essendo una vicenda inventata, un mutos, una vicenda di fantasia, un romanzo, una poesia, un poema epico, noi apprendiamo, conosciamo e riflettiamo sulle azioni umane, sulle passioni umane, sui sentimenti umani. Proprio perché l'opera d'arte ci dice qualcosa non di vero ma di verosimile. Come il verosimile è superiore al vero? Nell'ambito dell'opera letteraria, sì, per Aristotele il verosimile è più apprezzabile del vero. Perché? Perché il verosimile ci dice qualcosa di universale. Attenzione, il verosimile nell'opera d'arte, proprio perché non è vero, ci dice qualcosa di universale, cioè ci dice qualcosa che potrebbe capitare a tutti gli uomini. È verosimile, qualcosa che viene descritta in un'opera d'arte, un personaggio, una passione, un'azione, un intreccio, una trama, è qualcosa di verosimile, cioè, attenzione, è qualcosa che in analoghe circostanze potrebbe capitare a tutti gli uomini e quindi ci spinge a conoscere e a capire le azioni umane. E a riflettere sulle azioni umane, noi siamo colpiti da quello che nell'opera letteraria c'è proprio perché potrebbe avvenire a noi e quindi noi ci identifichiamo appunto nel personaggio e sperimentiamo, pur se a un livello appunto di fantasia, ad un livello immaginativo, sperimentiamo ciò che il personaggio sperimenta proprio per l'identificazione all'interno del personaggio, perché ci identifichiamo e proviamo le stesse emozioni, magari la paura, la gioia del personaggio in cui ci identifichiamo, perché il personaggio dell'opera d'arte rappresenta cose verosimili, cioè cose che nelle medesime circostanze potrebbero capitare a ciascuno di noi, potrebbero capitare allo spettatore. Quindi proprio l'identificazione nel personaggio che Platone aborriva, invece viene apprezzata da Aristotele. Queste narrazioni poetiche ci procurano diletto, ma ci insegnano anche a conoscere le azioni e le passioni umane. Per capire un po' meglio quale sia il valore conoscitivo dell'opera d'arte, basta porre mente al paragone che Aristotele traccia tra la poesia e la storia. Aristotele minimizza l'importanza della storia. Sembrerebbe strano, perché la storia ci racconta delle vicende vere che sono avvenute nel passato, mentre le vicende della poesia sono vicende di fantasia. La poesia ci dà il verosimile,
La storia ci dà il vero, anche se può sembrare strano, Aristotele dice che il verosimile ci fa conoscere le cose meglio del vero. E infatti la storia, attenzione, ci racconta delle cose vere che sono accadute nel passato, ma sono cose che sono avvenute una sola volta. Sono vere, sono avvenute una sola volta, è finito là. Invece la poesia ha un interesse molto maggiore della storia perché appunto, come ho detto, ma lo ripeto a costo di sembrare noioso, la poesia, l'opera letteraria, ci racconta qualcosa di verosimile, cioè non qualcosa che è avvenuta solo una volta nel passato, ma qualcosa che potrebbe avvenire sempre, anzi potrebbe avvenire anche a noi nel futuro. Quindi ci interessa di più la poesia rispetto alla storia, quindi ha un'alta funzione conoscitiva. Aristotele attribuisce all'arte poetica, alla poesia, addirittura una connotazione filosofica. La poesia ci fa riflettere sulle narrazioni verosimili, proprio queste, perché queste narrazioni sono universali, mentre quello che ci racconta la storia è particolare. Dunque, l'arte poetica ha anche un'apertura, possiede anche un'apertura filosofica. Parla di vicende universali e non particolari, e quindi ha un'importanza teorica. L'arte, la poesia è più filosofica della storia. Le conoscenze verosimili e non vere della poesia hanno un maggior grado di universalità rispetto agli eventi di cui ci parla la storia, eventi realmente accaduti in un determinato tempo, in un determinato luogo. La poesia invece ci parla di eventi possibili, sempre possibili, in qualunque momento a noi, anche in futuro. Aristotele dedica molto spazio nella sua opera alla tragedia. Aristotele traccia anche una storia della tragedia di questo genere letterario e formula una famosissima teoria sulla tragedia. La tragedia dimostra che l'arte, la poesia, non ha solo un valore conoscitivo, quello di cui finora ho parlato, ma anche, ha anche un valore morale e psicologico. Perché? Attraverso l'identificazione nei personaggi della tragedia, noi sperimentiamo delle passioni. Queste passioni sono passioni forti. Sapete, la tragedia greca era piena di persone che si uccidono, di situazioni molto drammatiche e così via. E quindi queste passioni, attenzione, provocano pietà e paura nello spettatore. Lo spettatore prova pietà e paura perché si identifica con emozioni forti. Con emozioni a volte negative, a volte riprovevoli, comunque con emozioni forti, con tutto quello che succede ai protagonisti. E abbiamo visto che nella tragedia greca ai protagonisti, insomma, succede un po' di tutto, ogni tipo di vicissitudini negative, vengono maledetti, perdono i genitori, il marito uccide i propri figli. E si impiccano, vedono la propria moglie che si suicida, ammazzano il padre, vengono ammazzati dalla madre, insomma, succede un po' di tutto, quindi sono passioni molto forti e da un punto di vista morale condannabili e da un punto di vista psicologico molto scioccanti, diremmo noi. È un po' come se Aristotele stesse facendo, per quanto strano, l'elogio di certi film dell'orrore o di certi videogiochi violenti. Molti dicono che certi film dell'orrore o film violenti, videogiochi violenti sono diseducativi, spingono alla violenza. Aristotele non sarebbe d'accordo. Aristotele dice che nel momento in cui tu ti identifichi con un personaggio che pratica violenza o comunque a cui succedono cose molto forti, molto negative, tu provi pietà e paura, cioè delle sensazioni, delle emozioni, delle passioni forti, però attenzione, poi ti liberi di queste emozioni, cioè proprio
perché le hai provate, poi te ne liberi. Resti così atterrito, così spaventato da queste passioni che hai provato identificandoti in un personaggio, pietà e paura, che poi subentra la catarsi. Questa è la famosissima dottrina aristotelica della catharsis, traslitterato in caratteri latini catharsis, e voi sapete in italiano catarsi significa purificazione. Catharsis vuol dire purificazione, ma appunto abbiamo anche in italiano una parola, appunto catarsi, che vuol dire purificazione. E quindi, da un punto di vista morale e psicologico, la tragedia, con le sue rappresentazioni serie, drammatiche, ha un effetto positivo. Provoca pietà e paura, e lo spettatore, atterrito da questi sentimenti, da queste passioni, capisce che se ne deve tenere lontano, che le deve evitare, e quindi viene paradossalmente purificato da queste passioni. Abbiamo la funzione catartica della tragedia. Questo quindi insomma, è una famosa teoria di Aristotele, la tragedia come catarsi, il potere catartico della tragedia, la capacità dell'opera poetica di interagire, di toccare lo spettatore, liberandolo, purificandolo da quelle stesse passioni che in lui sono state prodotte dalla rappresentazione. Quindi questo è più o meno tutto l'importante, e vi ho detto che è presente nell'opera poetica. Diciamo brevemente due cose sulla retorica. L'ultima opera è l'ultima disciplina, anche questa è un'arte poetica, abbiamo visto, di cui ci occupiamo, e così concludiamo definitivamente, non mi sembra vero, Aristotele. Allora, la retorica è l'attività del retore. Che cos'è questa attività? L'attività del retore è l'arte di produrre discorsi persuasivi. Insomma, anche i sofisti sarebbero stati d'accordo con questa definizione di retorica, ma anche Socrate, anche Platone, d'accordo? La retorica è la disciplina con cui un retore, un oratore, cerca di persuadere un uditorio, persuadere della validità, della verità, della tesi, oppure dell'utilità di una certa azione. Comunque è un discorso che è persuasivo. La retorica, però, per Aristotele è anche quell'arte che cerca di comprendere, di conoscere il discorso persuasivo e di comprendere perché un certo discorso è persuasivo. Ci sono tre fattori della persuasione che vengono giocati dal retore. Prima di tutto l'attendibilità del retore, dell'oratore. Il retore deve essere credibile, quindi con determinati discorsi deve creare nel pubblico che lo ascolta un'impressione favorevole di se stesso, creare un'impressione favorevole di se stesso, vendersi come persona credibile, affidabile, che dice la verità, e quindi essere considerato attendibile. Poi attenzione, la capacità di generare emozioni attraverso un discorso retorico. Questa è una cosa, vi ricordate, che è stata indagata a fondo dai sofisti. E poi attenzione, anche la capacità di produrre argomenti razionali a favore della propria tesi, a favore della propria scelta, e così via. Quindi il retore produce anche argomenti razionali. Aristotele si diffonde molto su questo. Ci sono due modalità con cui il retore può persuadere attraverso argomenti razionali. L'entimema è l'esempio. L'entimema, o sillogismo retorico, è un sillogismo abbreviato, è un sillogismo più facile per arrivare alla mente degli ascoltatori, per quanto in maniera razionale
Il retore, che non è il logico, che non produce dimostrazioni scientifiche, utilizza sì il sillogismo, che è lo strumento dell'apodittica, della dimostrazione. Apodexeis, vi ricordate? La dimostrazione, la scienza apodittica fa uso del sillogismo scientifico, però l'apodexeis, cioè la dimostrazione, la logica, non è la peito, cioè la persuasione. Io devo persuadere con argomenti razionali, ma insomma non sto a fare, capite, la logica complessa, precisa, eccetera. Questi argomenti razionali devono essere comunque semplificati, devono arrivare comunque alla comprensione dell'uditorio, che non è sempre un uditorio di filosofi che conosce la logica, che conosce bene il sillogismo. Il sillogismo lentimemo, sillogismo abbreviato, sillogismo retorico, appunto, deve arrivare alla comprensione di ascoltatori che non hanno molta cultura e quindi non sono capaci di tenere dietro a un discorso troppo lungo e complesso. È uno dei pericoli proprio del retore, è quello di perdere l'attenzione del proprio uditorio. Se l'uditorio non segue più il filo del discorso, la persuasione non funziona. Quindi argomentazione razionale sì, però semplificata. Lentimema infatti è un sillogismo semplificato, a differenza del sillogismo che abbiamo studiato nella logica, nella apodittica possiede soltanto due proposizioni dichiarative o categoriche e non tre. Infatti lentimema manca di una delle premesse, quindi capite, è un sillogismo più breve, è un sillogismo più facilmente comprensibile, perché non ha due premesse e una conclusione, in totale tre proposizioni come il sillogismo scientifico dell'apodittica, ne ha soltanto due: una premessa e una dimostrazione. Il retore, quando utilizza lentimema, generalmente elimina, omette una delle due premesse del sillogismo, quella più scontata, in modo tale da rendere più facile il sillogismo, da semplificarla. L'esempio invece è un'altra tecnica del retore razionale, ma anche qui si tratta di una semplificazione. Questa volta non del sillogismo, cioè del metodo dimostrativo-deduttivo, ma del metodo induttivo. Cioè, che significa? Che invece che, come dovrebbe fare il metodo induttivo, diciamo nella scienza, invece di produrre molti casi particolari per arrivare a una teoria generale, il retore ne produce soltanto uno, fa riferimento soltanto a un caso particolare. A volte neppure per arrivare a una generalizzazione, ma prende un caso particolare per poi paragonarlo con un altro caso particolare, o comunque per spiegare degli altri casi particolari. Quindi si tratta anche qui, se l'entimema era un processo deduttivo semplificato, l'esempio è un processo induttivo semplificato. E quindi l'entimema oppure l'esempio sono ragionamenti, sono inferenze logiche molto meno rigorose rispetto al sillogismo scientifico oppure all'induzione, alle pagogè, all'induzione scientifica, all'induzione completa. Qual è la differenza tra retorica e dialettica? Noi quando abbiamo parlato della logica abbiamo parlato anche della dialettica. In effetti la dialettica, vi ricordate, si distingueva dalla logica, ma la dialettica anch'essa, abbiamo detto, era una scienza, un'arte da parte di un locutore per persuadere l'uditorio. Vi ricordate? La dialettica si differenzia dalla logica perché le premesse da cui muove il ragionamento dialettico, a differenza delle premesse logiche del sillogismo, possono essere anche false. Mentre nel sillogismo scientifico le premesse devono essere per forza vere, la conclusione è vera, invece nella dialettica le premesse del sillogismo possono essere anche false, però devono essere verosimili, devono sembrare vere ai sapienti, devono sembrare vere alla generalità dell'uditorio.
E quindi, cioè, anche il dialettico dimostra cose che non sono necessariamente vere, può dimostrare cose che sono false. Qual è quindi la differenza tra la dialettica e la retorica? In realtà sembrerebbero molto simili, hanno molte analogie, però abbiamo visto per Aristotele la dialettica è comunque superiore alla retorica, perché la dialettica è più rigorosa della retorica, non certo così rigorosa come la podittica, la scienza dimostrativa del sillogismo scientifico, però comunque la dialettica ha delle procedure più rigorose rispetto all'estrema semplificazione della retorica. La dialettica, vi ricordate, usa un sillogismo in cui le premesse possono anche non essere vere, però le premesse sono due. Esattamente come il sillogismo scientifico, invece nell'entimema la premessa è soltanto una, quindi la dialettica ha molte analogie, cose in comune con la retorica, però utilizza da un punto di vista formale gli stessi strumenti della logica, della apodittica. Aristotele, ho detto, parla diffusamente delle strategie razionali da parte del retore per persuadere. Questo non vuol dire che Aristotele si sia dimenticato di ciò che ho citato prima, cioè degli strumenti con cui il retore persuade attraverso l'emotività, quelle che usavano i sofisti più estremi, come per esempio Gorgia. Aristotele parla anche diffusamente di come persuadere. Non attraverso la razionalità, ma attraverso il sentimento, attraverso l'emozione, con tecniche di persuasione che smuovono appunto l'emozione, il sentimento del pubblico. Aristotele parla per pagine e pagine della psicologia del pubblico e della condizione emotiva che caratterizza gli ascoltatori, differenziando vari tipi di ascoltatori in base alla classe sociale, oppure all'età, oppure al tipo di provenienza e così via. Va bene, abbiamo detto qualcosa anche sulla retorica, quindi con le scienze poietiche o produttive che producono oggetti mentali, si conclude in maniera definitiva. Questa è l'ultima video lezione. Si conclude in maniera definitiva questa lunga, approfondita, dettagliata, però spero anche chiara, trattazione di Aristotele in 24 o 25 video lezioni, non mi ricordo neanche più io se questa è l'ultima, è la 24esima o la 25esima. Ho spiegato Aristotele cercando di spiegare ciò che Aristotele ha veramente detto. Il vero Aristotele, non l'Aristotele falsificato da secoli e secoli di interpretazioni faziose. Non l'Aristotele trasfigurato da interessi ideologici, non l'Aristotele trasfigurato dal pensiero cristiano, dalla scolastica. Ho seguito le più recenti interpretazioni di Aristotele, le interpretazioni che hanno svecchiato e che hanno svelato gli errori del passato su Aristotele, in particolare, ovviamente. Mi sono basato sull'interpretazione di Aristotele del grande, grandissimo Enrico Berti, che finalmente da pochi anni ci ha dato la prima traduzione italiana degna, decente, affidabile, conforme all'originale della Metafisica di Aristotele. Spero che le mie lezioni su Aristotele vi abbiano interessato. Ci vediamo per una nuova avventura, per una nuova playlist, per un nuovo filosofo, per un nuovo argomento qui sul mio sito Tolandus Redivivus, che si chiama come me. Io infatti mi chiamo Tolandus Redivivus. Che dite, come è venuto Aristotele? Che cosa dici tu, John? Cosa dici, John? È venuto abbastanza bene Aristotele, l'ho spiegato abbastanza bene.
John ha detto sì. Arrivederci.